dell'interrogazione che abbiamo protocollato a marzo e che, alla quale si risposta a maggio. In sostanza sappiamo, conosciamo tutte le vicende della piscina comunale San Nicola Strada, sappiamo che è costata oltre 2.700.000 euro, sul quale paghiamo un mutuo di 20.000 euro al mese e che fino ad oggi non abbiamo potuto consegnare questa struttura alla cittadinanza. È una ferita aperta nella nostra città e abbiamo visto che questa amministrazione sta cercando di portare a termine tutte le operazioni per portare all'apertura di questa importante struttura. Nella nostra interrogazione noi avevamo chiesto appunto a che punto fossero i lavori, a che punto fossimo di questa lunga storia. E c'è stato risposto che la struttura era funzionante, come si può verificare dai verbali del Consiglio Comunale e dalle riprese audio video che sono state fatte. Quindi la struttura, siamo stati spesi anche dei soldi affinché questa struttura fosse completata. E ci è stato assicurato che quindi la struttura è funzionante, ma c'era soltanto il problema dell'agibilità. Perché? Perché per poter portare avanti, come ci è stato spiegato dall'assessore Antonio Meyer, ci è stato spiegato che per poter portare avanti e concludere tutti gli atti necessari per l'agibilità bisognava fare degli adempimenti molto costosi che, una volta messi in moto, come ad esempio riempire la piscina d'acqua, portare, accendere i motori ed altre cose tecniche che non sto qui a spiegare, sono degli adempimenti insomma molto costosi che, una volta partiti, non potevano essere spenti e messi in stand by in attesa della gara, in attesa dell'affidamento. Contestualmente nella risposta all'interrogazione ci è stato detto che, contrariamente a quanto noi desideravamo, la piscina, noi desideravamo che la piscina fosse gestita in house, tuttavia nella nota del in house significa con delle professionalità presenti all'interno del comune e quindi evitare proprio la gara, una gara che è superiore alla soglia, una gara che necessitava di una stazione unica appaltante, una stazione committente. Quindi il discorso qual era? Era che non si potevano concludere i lavori, perché concludere i lavori e portare finalmente l'agibilità comportava dei costi. E giustamente l'assessore ci diceva che erano costi, erano soldi buttati, perché in un secondo momento, se non si fosse affidata la piscina contestualmente, avremmo dovuto togliere l'acqua dalla piscina, spegnere i motori e spendere altri soldi in un secondo momento per farla partire una volta che la gara fosse arrivata. Quindi l'unico problema era l'affidamento della piscina. Una volta stabilito, con nota protocollata e risposta del nostro dirigente, ci diceva che all'interno del comune non c'erano delle professionalità tali da poter gestire la piscina in altro modo. Questa è stata la risposta. Stabilito questo, che non è... Noi come forza politica possiamo solo dire che avremmo preferito gestire in house, assegnare le corsie come era stato pensato di fare nella scorsa amministrazione tramite l'AGSAC, che è l'agenzia di gestione degli impianti sportivi, che ha una lunga storia dietro, che questa amministrazione non ha voluto per varie ragioni formare. L'amministrazione precedente le voleva assegnare solamente le corsie, questa sarebbe stata una bella soluzione perché non ci faceva fare la gara. Ma una volta che l'ufficio tecnico ci ha detto che tale gara era assolutamente necessaria, noi ci aspettavamo che, una volta fatta la convenzione con la SUPA, avvenuta l'11 luglio di quest'anno, l'11 luglio 2017, e approvata in Consiglio Comunale il 31 luglio, ci aspettavamo, non dico il giorno dopo, un po' dopo si iniziasse a preparare il bando di gara, insomma a fare tutta l'attività, predisporre anche come indirizzo politico, semplicemente come indirizzo politico, la predisposizione di una gara affinché si tramite la sua, cioè la stazione unica appaltante della prefettura, con la quale abbiamo appunto contratto finalmente fatto la convenzione, si potesse portare alla fine di questa lunga storia.
cioè, finalmente speravamo che questa piscina si iniziasse almeno l'iter burocratico per assegnare la piscina, farla partire, se è tutto a posto, se la struttura è funzionante, se tutte queste cose sono a posto come ci hanno detto, se l'agibilità è soltanto una questione diciamo di poco, perché basta darla in gestione e poi si fa partire e poi via, contestualmente si parte, i cittadini si mettono in costume, entrano in piscina e finalmente abbiamo risolto un problema. E io non vedo l'ora che questo avvenga e non vedo l'ora che questa amministrazione faccia questa cosa per il bene di San Nicola e gliene renderemo merito. Fatto sta che ad oggi, siamo a dicembre, ancora non è stato fatto questo bando, non è stato predisposto questo indirizzo politico e quindi la nostra interpellanza è appunto su questo. Cioè chiediamo a questa amministrazione in che tempi e se intenda procedere con la gara di affidamento della piscina comunale per consentire finalmente la messa in funzione della struttura. Vogliamo dare un indirizzo politico? Vogliamo iniziare a preparare un bando? Vogliamo far partire questa piscina?